Allora, saluto tutti. Devo dire che sono un po' emozionato stasera. Stranamente è una cosa che non mi succede agli altri convegni. Stasera sono un po' emozionato perché esattamente qui, in questa sala, 11 anni fa, facevamo un altro convegno di psicoanalisi e neuroscienze con un carissimo amico neuroscienziato e psicoanalista, Mauro Mancia, che purtroppo poi dopo quel convegno, che era a maggio, a luglio moriva, se n'è andato purtroppo. Non accadrà a Franco De Marzi, tranquillo, però ovviamente il nostro ricordo è vivo e ancora presente. Allora, questo convegno ha un semplice scopo, è nato in un modo molto normale, molto semplice, è nato da un primo seminario che io ho fatto quest'anno agli allievi del primo anno della scuola di psicoterapia. Io cercavo di spiegare loro cos'è la psicoanalisi, cercavo di dire che esiste una sorta di storia che ci lega, un'ontogenesi, una filogenesi che ci fonda su quello che è il genere umano, sulla razza umana. Cercavo di dire loro che in fondo noi siamo gli eredi niente meno dell'Australopiteco e che ancora stiamo combattendo per venire fuori da quelle angosce che il nostro antenato ha vissuto. Quelle angosce che purtroppo si chiamano emozioni, si chiamano traumi e che purtroppo rimangono iscritte dentro di noi. Quindi in fondo la psicoanalisi non è altro che in qualche modo un trascrivere nella nostra mente, nel nostro cuore, quelle che sono le storie che l'uomo, venendo al mondo, ha vissuto e rimangono dentro di noi. La psicoanalisi non è altro che la storia di ciò che è accaduto e che rimane inscritto profondamente dentro di noi. Ovviamente quando noi incontriamo un paziente non stiamo lì a raccontargli in quale angolo del suo corpo, in quale lobo, se anteriore o posteriore o parietale, inscritto. Ovviamente noi ci occupiamo del suo dolore, della sua ansia, della sua angoscia, ci occupiamo della sua storia più recente, da quell'intreccio che è accaduto con la madre, in quell'attimo che la madre si è accorta di averlo procreato, di averlo generato. Io credo, non ne ho le prove, forse qualche neuroscienziato un giorno mi darà le prove, io credo che in quell'istante che la madre si rende conto di avere dentro di sé questa nuova vita, accade qualcosa a livello biologico, accade qualcosa che si intreccia tra l'uno e l'altro, accade sicuramente qualcosa a livello emozionale. Questo accadere qualcosa a livello emozionale, Freud l'aveva chiamato emozione che rimane nell'inconscio e nel conscio. Aveva ipotizzato in qualche modo che in quell'istante qualcosa a livello inconscio accadesse. Livello inconscio voleva dire che non poteva accedere alla coscienza, ma c'è dentro di noi, che si radicava dentro di noi e tutti quei ricordi di quell'attimo, di quel momento non sarebbero più presenti nella coscienza, però rimangono dentro di noi. E credo, non ne ho ancora le prove, ma un giorno forse i neuroscienziati mi daranno la prova, che se la madre non riconoscesse questa nuova vita, io credo che in questo bambino, lì in quell'istante, sta accadendo qualcosa. Non ne ho ancora la prova, ma spero che i neuroscienziati mi diano un giorno la prova. E poi
questo bambino nasce, che cosa accade? Beh, deve accadere qualcosa. La madre si riversa su di lui, proprio si dona in un gesto d'amore, lo chiamiamo amore, in un gesto di devozione, lo chiamiamo attaccamento. Accade qualcosa dentro di lei, accade qualcosa a livello emozionale, ma accade qualcosa a livello inconscio, conscio ed emotivo, che rimane nella sua psiche. E di questo i neuroscienziati ci hanno dato prova, dell'attaccamento. Che cosa accade nell'attaccamento? Finalmente una prova di ciò che Freud ci stava svelando. I neuroscienziati ci hanno dato una prova che nell'attaccamento accade qualcosa a livello biologico e psicologico, ma anche nel bambino accade qualcosa. Se il bambino non sviluppa un desiderio, un'attivazione di desideri nei confronti della madre, se anche il bambino non va verso la madre, non si crea l'attaccamento. Accadono i primi traumi. Ma perché un bambino non deve sviluppare un attaccamento, una propensione verso la madre che lo porti a farsi amare, a farsi riconoscere come io figlio tuo? Che cosa accade? Beh, sicuramente accade qualcosa a livello biologico. Prendiamo un bambino autistico. Un bambino autistico non ha questa attivazione, non ha questo desiderio. Si spegne qualche cosa dentro di lui. Perché? Perché qualcosa a livello biologico non ha funzionato. Ecco ancora la biologia che ci deve dire che cos'è che non funziona in questa attivazione. Ecco, cercavo di spiegare ai miei allievi del primo anno della scuola di psicoterapia tutte queste cose, no? E li vedeva poi il sogno. Perché accade il sogno? Perché noi sogniamo? Perché qualche volta noi non sogniamo? E li vedevo un po', soprattutto i medici, un po' perplessi. Ma questa psicoanalisi, ma sarà vera? Non sarà vera? E qui e là. Dicevo a Franco prima che stamattina mi ha telefonato una mia paziente, mi ha chiamato, vi ripeto in sintesi la telefonata, pronto, pronto, sì, pronto, mi riconosci? E ho detto no, in questo momento no, non ti riconosco, è appena uscito un paziente, sono ancora immerso nella seduta precedente. E mi dice: sono Caterina, mi ha autorizzato a rivelare il nome vero, sono Caterina. Sono, credo, la tua settima paziente della tua storia analitica. Ah, Caterina, sì che mi ricordo di te. Parliamo grosso modo di 40 anni fa. Mi dice: sono offeso con te. Oddio, perché sei offesa? Perché ho saputo che stasera c'è un convegno e non mi hai telefonato. Ho detto: sono circa 30-35 anni che non ci sentiamo. Dice: sì, sì, è vero. Però io ti penso ancora. Come mi pensi? Sì, ti penso ancora, perché tu sei una persona molto importante per me. Per un attimo ho riflettuto, l'analista che rimane una persona molto importante, ma che cosa accade a livello psichico? Che cosa accade a livello biologico? Che tracce si iscrivono così indelebili dopo 40 anni da chiamarmi, da ricordarsi ancora che io esisto e che lei in qualche modo esiste, perché una storia è esistita tra noi, degli affetti, delle emozioni, degli intrecci amorosi che sono esistiti tra noi. Che cosa accade a livello biologico? Io credo che accada qualcosa, non ne ho le prove, ma qualche neuroscienziato un giorno me ne darà le prove di che cos'è che si iscrive anche a livello biologico, oltre che a livello psichico ed emotivo. E arrivo al dunque. Questo convegno quindi nasce come un seminario, semplicemente come un continuo di quelle prime lezioni che io ho fatto agli allievi e gliel'avevo promesso ai ragazzi. Ho detto: ragazzi, quasi quasi organizzo un incontro, faccio venire qui
nella nostra sede un neuroscienziato, qualche amico della società psicoanalitica di Milano, e poi qualcuno mi ha detto: ma no, ma guarda che a Cagliari c'è un neuroscienziato, professor Bigio, lo conosciamo. Ha detto: vabbè, allora non c'è bisogno di scomodare gente da Milano, chiamiamo professor Bigio e così ci dirà lui, eccetera. Poi appena l'ho detto agli organi direttivi della scuola, dice: no, chiamarlo qui al seminario, tu 7 allievi della scuola di psicoterapia comparata a fare un seminario, no, facciamo una cosa grande, una cosa importante. E perché questa non è una cosa grande, fare un seminario a 7 allievi, 7 ragazzi poverini, tutti in analisi, ma la loro analisi quando funzionerà probabilmente alla fine della scuola, tra 4 anni terminano. Vi giuro, non ho mai visto nella scuola di psicoterapia uno degli allievi che ha fatto la scuola e l'analisi che dopo 4 anni non sia cambiato. Vuol dire allora che l'analisi funziona. Beh, tanti, ho visto tanti miei vecchi pazienti, tanti pazienti dei miei allievi, insomma, qualcosa evidentemente c'è, qualcosa ha funzionato, qualcosa rimane. E allora ecco questo seminario, è il continuo di quella cosa. Però stasera io, che non devo parlare, per cui non sto parlando, sto facendo il seminario, no? Continuando quella lezione di quel giorno, parleranno loro dopo, io sarò uno dei miei allievi spaventato, la psicoanalisi che cos'è, e io farò loro le domande, io come allievo del primo anno della scuola che non so ancora nulla di psicoanalisi né di neuroscienze, farò loro le domande. Però una cosa la voglio dire: che cos'è che ha generato la psicoanalisi? Mi permetterete, ma vi voglio introdurre già nei discorsi seri che faranno loro. La psicoanalisi parte da una premessa di fondo, la cui discussione è riservata al pensiero filosofico e la cui giustificazione risiede nei suoi stessi risultati. Di ciò che chiamiamo la nostra psiche ci sono note due cose. Innanzitutto l'organo fisico, il suo scenario, il cervello, e in secondo luogo i nostri atti di coscienza, che sono dati immediatamente e che nessuna descrizione potrebbe farci comprendere più da vicino. E più avanti Freud nel compendio scrive: continuerò a descrivere l'organizzazione di base di questo apparato prima di descrivere i processi biologici che lo sottendono. Ma noi sappiamo che Freud a un certo punto ha detto: lasciamo da parte i processi biologici, sarà la scienza, sarà la medicina futura che mi darà ragione, e andrò a descrivere i fenomeni psichici. E descrisse i fenomeni psichici. Continuò a tracciare una distinzione tra le diverse classi di qualità psichica, conscia, preconscia e inconscia, e a descrivere le leggi psicologiche che definiscono le loro modalità di funzionamento. E dopo aver fornito un numero dettagliato di questo modo di pensare sull'attività mentale, concluse: la nostra ipotesi di un apparato psichico spazialmente esteso, composto di più parti rispondenti a un fine, sviluppatosi dalle esigenze della vita, un apparato il quale solo in certi punti e in certe condizioni dà origine al fenomeno della coscienza. Tale ipotesi ci ha messo nelle condizioni di poter edificare la psicologia su un fondamento analogo a quello di qualsiasi altra scienza. Noi oggi siamo in grado, e il professor Bigio ce lo dirà, siamo in grado di confermare che l'altra scienza ha dato ragione all'esistenza della psiche, della psicoanalisi.
Ringrazio ancora tutti della vostra presenza e do la parola a Franco De Masi per introdurre il suo pensiero. Allora, grazie e buonasera a tutti. Nel mio intervento io cercherò di delineare con modo semplice gli ambiti della psicanalisi e delle neuroscienze. Credo che poi il professor Biggio farà molto meglio di me a entrare nello specifico delle neuroscienze. Io vorrei invece comparare le due discipline e anche cercare di capire come, pur essendo distinte fra di loro, la psicanalisi avrà bisogno delle neuroscienze e viceversa. Comunque, già da adesso le due discipline coesistono. Ci sono alcuni psicanalisti che pensano che ci sia un rischio da questa coesistenza, cioè che le neuroscienze potrebbero ridurre, semplificare, ridurre al biologico i processi psichici, perché alcuni psicanalisti cercano di introdurre anche o di spiegare certe cose psicanalitiche attraverso le scoperte delle neuroscienze. Ci sono altri invece come me che ritengono che le neuroscienze devono essere guardate in parallelo pur lavorando come analisti. Io ad esempio nei miei lavori ho fatto ad esempio un lavoro secondo me molto significativo sull'attacco di panico, in cui io vedo l'attacco di panico dal punto di vista psicoanalitico, però utilizzo anche delle scoperte sulle emozioni di alcuni neuroscienziati, sulle emozioni della paura, per capire come mai si scatena l'attacco di panico, che è una manifestazione di angoscia molto diversa dalla comune ansietà. Poi, se ho tempo, se discuteremo, ci sarà tempo, vi faccio vedere in concreto come io uso le neuroscienze per integrare le ricerche psicoanalitiche. E anticipo una cosa, cioè la psicanalisi si basa sulla parola e sulla rappresentazione. Quando noi facciamo un sogno, noi rappresentiamo un processo narrativo, una vicenda emotiva. Quindi noi lavoriamo a livello dei sogni perché usiamo la parola e cerchiamo di capire cosa c'è al di là della sequenza narrativa, della rappresentazione. Le neuroscienze non usano la parola per capire i processi mentali, come non usano la rappresentazione, perché le neuroscienze, anticipo, poi vedremo meglio, si basano su quello che si chiama la regione dell'inconsapevole. Io faccio una distinzione tra inconscio e inconsapevole. Allora, torniamo al discorso che cos'è la psicanalisi. Prendo la definizione di Freud. La psicanalisi è A, un procedimento per l'indagine di processi psichici altrimenti inaccessibili. Cioè, Freud sta dicendo che la psicanalisi si occupa dei processi inconsci, chiaro? È un metodo terapeutico per il trattamento dei disturbi neurotici. Non dice dei disturbi in generale, dei disturbi neurotici, anche questa è una cosa molto importante. Una serie di conoscenze psicologiche ottenute nel modo indicato e convergenti in una nuova disciplina scientifica. Allora, punto B, Freud mette che l'analisi è un procedimento terapeutico, chiaro? Quindi non definisce l'analisi come una parte della psicologia, ma come un nuovo metodo psicoterapico. Voi sapete che Freud si è occupato della terapia attraverso l'ipnosi. Ecco, l'ipnosi, ad esempio, è un processo che adopera l'inconscio, perché il comando ipnotico dell'ipnotizzatore si rivolge all'inconscio, in quanto il paziente è in uno stato, diciamo così, di ordinamento. La psicanalisi utilizza l'inconscio in modo consapevole, cioè l'analista rivela al paziente, quando è possibile, il significato di un sogno, il significato di un desiderio, non solo
ma anche il ricordo della propria infanzia che è stato cancellato, che è stato rimosso. Quindi il fatto che sia stato sottolineato l'aspetto terapeutico ha fatto sì, secondo me, che la psicanalisi conquistasse le persone. Perché se fosse stata soltanto un'indagine psicologica sarebbe stata confinata ai testi accademici degli studenti di psicologia. Ecco, attenzione però, per arrivare poi alla neuroscienza, secondo me, che tipo di inconscio è quello di Freud e perché Freud dice che la psicanalisi è un trattamento per i disturbi nevrotici, quindi non borderline e non psicotici, chiaro? Perché l'inconscio di Freud si basa sul processo della rimozione. Cioè, quello che ha scoperto Freud è che noi rimuoviamo, cioè cancelliamo le cose che ci sono sgradevoli o che sono in conflitto con altre parti di noi. L'esempio più semplice che si può fare, che peraltro si ritrova nei primi casi clinici, è quello di una signora che ha sviluppato una paralisi isterica e nel corso della terapia si scopre che questa signora è segretamente innamorata del suo cognato, ma poiché questo desiderio entra in conflitto con la realtà per la sorella, o comunque per alcune delle, diciamo così, delle regole morali che ognuno ha, questa signora deve reprimere, rimuovere il desiderio che poi, messo nell'inconscio, produce il sintomo. Il sintomo è quello che mi si paralizzano le braccia in modo tale che non corro incontro al mio cognato per abbracciarlo. Questo, in modo molto semplice, è l'inconscio di Freud, quindi un inconscio per rimozione. Invece, quello che io penso che sia invece un'area importantissima, io mi sono occupato nel corso della mia carriera, in particolare dei pazienti gravi, cioè pazienti borderline, i pazienti psicotici, in particolare questi ultimi, ho scritto anche due libri sull'argomento. Nella psicosi, cioè nei processi gravi, deliranti, allucinatori, non trattiamo, non c'è più l'inconscio di Freud. Tanto è vero che Freud ha detto che la psicanalisi non era adatto per i pazienti psicotici, ma c'è una distorsione della percezione della realtà cosciente per cui il paziente altera la realtà percettiva. Chiaro, se fosse psicotico, invece di vedere in voi dei miei ascoltatori, cosa di cui vi ringrazio, vedrei dei nemici o forse non so, degli ammiratori eccezionali, io sono secondo fronte del redivivo. Chiaro, distorcerei la percezione della realtà. Allora, per essere più semplice, io distinguerei le aree dell'inconscio freudiano su cui noi lavoriamo, perché noi lavoriamo sull'interpretazione dei sogni, ad esempio, lavoriamo per far emergere i ricordi, per far rivivere i primi passi nella vita, il contatto con i genitori, tra cui una delle figure più importanti è il rapporto con la madre. Cioè, lavoriamo anche con l'inconscio rimosso. Chiaro? Allora, c'è l'inconscio rimosso e c'è quello che io chiamo l'inconsapevole, cioè tutti quei processi che avvengono al di là della nostra consapevolezza. Ad esempio, anche il pensiero è inconsapevole. Quando io ho un pensiero, mi viene un'idea. Io sono cosciente del fatto che mi è venuta l'idea, ma il processo per cui quest'idea mi è venuta rimane inconsapevole. Quindi noi siamo, per questo poi la vita secondo me è misteriosa, noi siamo a volte un mistero, perché non conosciamo assolutamente gran parte dei nostri processi psichici, che sono inconsapevoli, cioè non sono rimossi, chiaro? Allora, questo ci porta ad andare più avanti, perché se un processo o un'idea è rimossa, noi possiamo, diciamo così, farla riemergere attraverso il ricordo, attraverso le associazioni. Se un processo è inconsapevole, non possiamo, perché non c'è quella leva da togliere, che è la rimozione.
Allora, l'area dell'inconsapevole, secondo me, è un'area che la psicanalisi condivide con le neuroscienze, perché le neuroscienze si, diciamo così, non si occupano dell'inconscio rimosso, no? Non arriverà mai un neuroscienziato che ci dirà che ha scoperto il complesso di Edipo, chiaro? Perché non è affare dello scienziato. Un importante, diciamo così, contributo delle neuroscienze alla psicanalisi è quello che riguarda la memoria. Faccio una premessa, che Freud aveva concepito la memoria non come una specie di schermo su cui si è fissato un ricordo, ma ha concepito la memoria come qualcosa che viene continuamente, diciamo così, elaborata, tanto è vero che i nostri ricordi cambiano, cioè i nostri ricordi non coincidono con la verità storica, perché noi li elaboriamo e li cambiamo. I neuroscienziati sono d'accordo con Freud. Non sono d'accordo con Freud, hanno ragione i neuroscienziati in questo caso, per quanto riguarda l'amnesia infantile. Freud aveva molto sottolineato il fatto che noi non ci ricordiamo i primi 2-3 anni di vita perché l'abbiamo rimossi, cioè noi abbiamo rimosso tutti i nostri conflitti con la mamma, col papà, in particolare l'Edipo, su cui Freud poi ha speso molto della sua, diciamo così, opera. Gli scienziati ci dicono che non è così, perché il cervello matura gradualmente e quindi il processo di maturazione delle fibre nervose e del cervello si accompagna alla mielinizzazione, cioè al fatto che la fibra nervosa viene praticamente coperta da un fascio come il filo elettrico, che c'è il filo di rame e poi c'è il guscio, diciamo così, di gomma. Bene, allora le strutture diencefaliche, cioè sottocerebrali, che sono depositarie in memoria, maturano gradualmente. Quindi i primi 2 anni noi non siamo in grado di ricordare per due motivi. Primo, perché non abbiamo l'apparato della memoria maturo e mielinizzato. Secondo, perché non abbiamo un modo di rappresentazione, quindi qualcosa, qualsiasi cosa accade, non riusciamo a raffigurarcelo. Soltanto andando avanti dopo il secondo e il terzo anno siamo in grado di ricordare e di dare un significato alle nostre esperienze. Ecco, questo ha portato, appunto, dicevo, i neuroscienziati a distinguere la memoria dichiarativa e la cosiddetta memoria implicita. La memoria dichiarativa è quella memoria che noi possiamo ricordare se ci concentriamo su un avvenimento. Ad esempio, io posso ricordarmi in un certo momento il giorno della mia prima comunione, che l'ho fatta 6-7 anni, non ho un ricordo preciso, però se mi sforzo mi ricordo chi c'era, chi non c'era, eccetera, eccetera. La rimozione agisce a livello della memoria dichiarativa, cioè dei ricordi che perlomeno inizialmente erano coscienti. Invece la seconda parte della memoria, che è quella più importante, è quella della cosiddetta memoria implicita, cioè quell'insieme di conoscenze che avvengono inconsapevolmente. Ad esempio, noi impariamo ad andare in bicicletta. Non è che quando andiamo in bicicletta dobbiamo ricordarci come si fa ad andare in bicicletta. Abbiamo imparato inconsapevolmente e questa cosa si attiva. Allora, gran parte della nostra memoria, specialmente quella dei primi anni, quella di cui alludeva Paolo, cioè il rapporto tra la madre e il bambino, che spesso è fatta di gesti, di occhiate, di sorrisi, che sono questi i dialoghi, diciamo così, al di là delle parole, che strutturano la psiche, e laddove questo non avviene, il bambino incamera delle strutture patogene, chiaro? Bene, tutte queste cose che si imparano al di là delle parole fa parte della memoria implicita. Quindi, ripeto, le neuroscienze si occupano dei processi mentali che sono al di là delle parole, chiaro? Allora,
che cosa ci dice per la psicanalisi. Io prima ho fatto un discorso un po' riduttivo dicendo che la psicanalisi è un metodo terapeutico, invece la psicanalisi è molto più vasta, ha un significato molto più ampio. La psicanalisi si interroga su come avviene la conoscenza e sulle radici emotive che promuovono la crescita mentale. Come diceva prima Paolo, se il bambino non riceve quelle risposte empatiche da parte dell'ambiente, non sviluppa la sua mente. A parte il fatto che è stato dimostrato che anche i neuroni e le sinapsi dei neuroni si sviluppano nella misura in cui un bambino riceve stimoli e risposte ambientali adatte. Se un bambino è carenziato, le collegamenti biologici degli assi neurali, cioè l'incontro tra cellula nervosa e neurone, diminuisce. Quindi vedete com'è importante anche dal punto di vista biologico capire quanto è importante dare stimoli adeguati ai bambini. Voglio dire, se voi pensate come è cambiato l'allevamento, cosa fanno i nostri bambini nell'epoca attuale come risposte, il sorriso ce l'hanno dopo 2 o 3 settimane, anche qualche volta prima. Negli studi che sono fatti dal dopoguerra dai psicologi importanti, il sorriso era quello che avveniva dopo alcuni mesi e così via. Perché adesso l'interrelazione tra madre, ambiente e il bambino è molto molto stretta, molto molto stimolante. Ecco, quindi la psicanalisi si interroga su come avviene la conoscenza, però qual è il metodo psicanalitico che è diverso da quello delle neuroscienze? È che noi, quando ascoltiamo un paziente, cerchiamo di cogliere i legami e i nessi significativi attraverso il fluire delle libere associazioni. Una delle indicazioni di Freud è che il paziente deve dire tutto quello che gli viene in mente, a parte che il paziente non dice mai tutto quello che gli viene in mente, perché giustamente ha delle ritrosie, poi c'è anche una parte privata di se stessi che ognuno vuole tenere per sé. Però attraverso i collegamenti, diciamo così, l'analista cerca di mettere insieme e dare significato a una comunicazione che appare legata. Quindi, allora, uno, diciamo così, dei portati della psicanalisi è che i legami significativi e la nascita dei pensieri creativi avvengono tramite il pensiero inconscio. Allora, io qui dico che questo lavoro mentale che noi facciamo e che noi usiamo come psicanalisti non differisce molto dalle operazioni mentali che compie qualsiasi scienziato intuitivo. Vi cito, da un lavoro che scrissi tanto tempo fa, una frase di Einstein a proposito di come il nostro pensiero si avvale di un processo inconscio. Einstein, nella sua autobiografia scientifica, afferma: per me è fuori di dubbio che il nostro pensiero procede per la maggior parte senza l'impegno di segni e inoltre, in misura notevole, inconsciamente. Altri poi, diciamo così, scienziati, specialmente i matematici, si sono interrogati come avviene l'intuizione matematica, no? Poincaré, ad esempio, che è un famoso naturalmente matematico, ha scoperto le equazioni di non so quale grado mentre saliva a Lisbona su un tram. Cioè, vuol dire che noi lavoriamo inconsciamente e ci vengono poi delle idee, no? Anche quando dimentichiamo il nome di una persona, non ci pensiamo, dopo un po' ci balza alla coscienza. Ecco, qual è poi la differenza, però, per introdurre poi anche quello che dirà il professor Biggio, tra psicanalisi e neuroscienze? Cioè, le neuroscienze hanno un metodo delle scienze naturali, chiaro? Cioè, hanno delle ipotesi che richiedono di essere confermate sperimentalmente. Per cui, se uno scopre qualcosa, deve essere poi in grado di ripetere l'esperimento e mostrare che questa cosa è ripetibile.
Invece lo psicanalista cerca di risolvere un problema attraverso un lavoro mentale che è unico, personale e irrepetibile. Quindi lo psicanalista viene messo in grandi difficoltà perché nei convegni scientifici, non attuali perché sono andate in analisi dai filosofi e degli scienziati che adoperavano, che avevano in mente il metodo delle scienze naturali, hanno sempre affermato che la psicanalisi non era scientifica. Famoso il discorso di Popper, che ha detto che siccome noi un sogno lo possiamo interpretare in diversi modi, perché noi lo approfondiamo, allora noi entriamo in un principio di contraddizione e quindi non è un'ipotesi scientifica la nostra. Invece la psicanalisi, secondo me, ha un'epistemologia, cioè un metodo scientifico specifico. Non è neanche poi un metodo delle scienze umane, della storia, della psicologia, è un metodo personale della psicanalisi. E perché questo? Perché la psicanalisi si occupa di cose che non sono tangibili. L'angoscia di cui parlava prima Paola non è tangibile, non la potete toccare, la sentite perché il paziente ve la trasmette, chiaro? Quindi, e in più lo psicanalista si occupa dell'interiorità della persona, cioè quella che noi chiamiamo il mondo interno, quindi si occupa di oggetti quali emozioni, sentimenti, pensieri, ricordi, che costituiscono entità immateriali. Ma per noi queste entità che non si toccano sono corposamente reali, perché noi li percepiamo con la mente, per cui noi sappiamo riportarli indietro alla persona. Vi faccio un piccolo esempio perché mi è venuto. Ieri ho visto un signore di 88 anni, siccome io divento sempre più vecchio e ho pazienti sempre più vecchi. Questo signore di 88 anni e viene dall'Argentina, mi ha riscritto perché l'ho visto 2 anni fa e sembra che i colloqui che gli ho fatto 2 anni fa gli ha lasciato un ricordo così buono che ha voluto rivedermi. Lo rivedo, questo è uno di quei pionieri, un imprenditore importante in Argentina, anche molto famoso, si muove a livelli molto elevati. E poverino ha da tempo un'artrosi infiammatoria alle articolazioni, per cui non riesce a alzare bene le braccia, deve essere sempre accompagnato, una vita faticosa, però lui la sopporta. Mi ha anche detto che recentemente ha avuto una malattia alla retina, quindi la vista si è ridotta e fa fatica a leggere e a lavorare il computer. E poi mi ha detto che è diventato sempre più preoccupato, sempre più ansioso e ha paura quasi che gli venga un attacco di panico a ritornare in Argentina con l'aereo, non so se riuscirà a montare in aereo. Poi mi dice, ma dottore, io faccio degli incubi, faccio dei sogni stupidissimi, ma pensi un po' cosa ho sognato? Ho sognato che ero in compagnia, poi a un certo punto perdo la compagnia, mi trovo da solo e non so dove andare. Un altro sogno stupidissimo è che io sono in alto in montagna, pensi che una montagna io non mi piace e vado sempre a male e non riesco più a tornare indietro. Ma si possono fare questi stupidi sogni? Allora vedete che il sogno gli trasmette qualcosa, gli trasmette che lui ha 88 anni, che ha degli acciacchi, rischia di perdersi, come farà ad andare più avanti nella sua vita? E allora gli ho detto questo, che secondo me la sua crisi è una crisi relativamente fisiologica, che 80 anni si hanno tanti acciacchi e bisogna avere speranza di poter continuare una vita significativa. Detto questo, lui si è calmato, si è tranquillizzato, ha capito che i sogni comunicavano a lui, chiaro. Allora, questa è una realtà che non si può toccare, ma io come psicanalista, è una cosa elementare questa, gliel'ho trasmessi e ho capito la sua visione soggettiva, chiaro? Non oggettiva. Lui in quel momento si sente così. La psicanalisi si occupa della realtà soggettiva
delle persone, di noi stessi, e per capire la realtà soggettiva dell'altro non usiamo la nostra realtà soggettiva. Qual è stata la mia realtà soggettiva? Io non ne ho 88, ne ho 78, quindi una bella età anch'io, perciò prima ho fatto le corna. Ecco. Allora, mi sono immedesimato, mi sono detto, quando, se avrò la fortuna o la sfortuna di arrivare a 88, come mi sentirò? Chiaro? Quindi il problema dell'età che passa è, a parte il fatto che io ho scritto un libro su questo che si chiama Il limite dell'esistenza, in cui mi sono interrogato quali sono le nostre possibilità di pensare alla nostra fine, alla nostra morte, per cui potrei raccontarvi anche qualcosa di più, non voglio buttare via molto tempo. Allora, con la mia realtà soggettiva, io ho capito la realtà soggettiva del mio paziente e quindi c'è stato uno scambio utile. Chiaro? Quindi la mia realtà soggettiva mi permette per identificazione di capire la realtà. Quindi io faccio un lavoro che il neuroscienziato non fa, perché ha un'altra metodologia. È un ricercatore della natura, deve trovare un qualcosa descrivibile, trasmissibile con un linguaggio scientifico e anche riproducibile. Va bene, non so se fermarmi per poi riprendere. Cosa dice Paolo? Mi fermo? Va bene, d'accordo. Grazie. Allora, chiamo il professor Bigio. Sentito la brillantissima introduzione sulla psicoanalisi, io ho imparato un sacco di cose, che sono totalmente ignorante da questo punto di vista. Io vi porterò in un mondo più biologico, parlando di neuroni, di cellule, che però vedrete va in perfetta sinergia con quanto ci è stato detto poco fa. E io ho messo questo titolo, lo sviluppo del cervello, l'epigenetica e la psicopatologia. L'epigenetica cosa vuol dire? Vuol dire l'impatto ambientale a 360 gradi, come i nostri geni sono influenzati dall'ambiente. E vedete, quindi lo sviluppo del cervello, ci chiediamo, sarà uguale nel bambino che nascerà da questa donna bella, contenta, che ha una bella gravidanza, e da questa che invece è molto triste? E questa avrà un postpartum felice, e questa per quel bambino non saranno tutte rose, ma qualche difficoltà probabilmente ci sarà. E vedete, il concetto psicanalisi e neuroscienze non sono più due realtà che si respingono, ma vanno oggi in perfetta sinergia, ognuna nel suo settore, però ci sono tante intersezioni. Ecco, se noi oggi dovessimo entrare nel cervello, immaginate, fossimo un microorganismo talmente piccolo da entrare nel cervello, ci aspetterebbe uno scenario più o meno del genere. Entreremo in un mare di miliardi di neuroni e di sinapsi, di connessioni fra i neuroni. E qui, se potessero spegnere queste luci, vedreste meglio
le diapositive. E vedete, il neurone è una cellula straordinaria, sia per il suo aspetto morfologico e sia per il suo aspetto poi funzionale e anche dinamico. Non è una cellula statica, è una cellula che si muove. E questa proprietà è fondamentale. In termini tecnici noi la chiamiamo plasticità, di adattamento. Se questo non avviene, il nostro cervello incomincia a perdere funzione. Se questo non avviene, apprendiamo meno. Quando invecchiamo, questa plasticità si riduce più o meno rapidamente, più o meno precocemente, in modo differente in ognuno di noi, perché non c'è cervello che sia uguale all'altro, neanche quello dei gemelli omozigoti è diverso. Ma proprio per darvi questo concetto, vedete, noi si è calcolato che tra neuroni e sinapsi probabilmente calcoliamo 1 milione di miliardi, ce lo dice Jerry Edelman, un premio Nobel, un 100-120 miliardi di neuroni con le loro connessioni, ho pensato 1 milione di miliardi in un organo che pesa 1,2 kg, 1,3 kg, al massimo 1,4 kg. Ecco, quando si parla di neuroscienze e di neuroscienze moderne, è imprescindibile non ricordare questi due scienziati, il nostro Camillo Golgi e Ramon Cajal. Adesso capirete perché, guardate, questo è il neurone che Camillo Golgi disegna quando con la sua impregnazione argentica vede per la prima volta le cellule del cervello. Ha un microscopio abbastanza rudimentale, però vede il neurone, vede il corpo cellulare, i dendriti, tante ramificazioni. Non so se riuscite a vedere, qui probabilmente no, anche io le vedo con difficoltà, sui dendriti lui vede e segna dei puntini. Non so se riuscite a vedere. Ovviamente non conosce il significato, però li disegna. Ora, questo è il neurone che vediamo oggi con il super microscopio. E guardate i puntini di Golgi cosa sono, vedete? Queste estroflessioni della membrana dei dendriti che si chiamano, le chiamiamo spine dendritiche, come le spine dello stelo di una rosa. E hanno un'importanza fondamentale nel costituire la rete neuronale. Pensate che ognuna di queste è circa 5 milioni di volte più piccola del neurone. Qui sto parlando di infinitamente piccolo, e all'interno di ognuna di queste sono state identificate credo più di 150 molecole. Vi immaginate la complessità di una connessione tra un neurone e l'altro. Ma chi ci ha spiegato il funzionamento di questi neuroni è stato Eric Kandel, uno psichiatra americano che ha utilizzato un mezzo molto semplice, vedete, questa lumacola, la plisia, la lumaca californica. E lui cosa ha fatto? L'ha fatta correre nel suo laboratorio, questa a un certo punto andava a toccare una barretta di metallo e prendeva una leggera scarica elettrica, un qualcosa che non le piaceva per niente, proprio per niente. E il suo allievo, mentre faceva l'esperimento, riferisce, dice: professore, guardi che le lumache non vanno più bene e non funzionano. Oggi arrivate vicino alla barretta, deviano e non toccano la barretta e quindi dobbiamo sostituirla. E lui dice: andiamo, fammi vedere. E quando va dice: no, guarda che ha funzionato benissimo. La lumaca sa che lì trova qualcosa che non gli piace e quindi lo evita. Ma cosa è successo? E la lumaca ha pochi neuroni, circa 18.000, e quando è andato a vedere, prima con l'elettrofisiologia, ma poi con le immagini dei supermicroscopi, questo è il suo disegno che lui fa, vede che il dendrite, vedete, forma questa estroflessione che prima non c'era, che si chiama spina dendritica, e qui si attiva una sinapsi, cioè la lumaca ha modificato la morfologia del suo neurone. E questo è cosa coinciso? È coinciso con la capacità di apprendimento di quel segnale negativo, e non lo dimentica. Perché non lo dimentica? E questa è l'altra nozione che Kandel ci ha dato e che ci giustifica il premio Nobel. Intanto lo stesso modello di sinapsi lo abbiamo anche noi nel cervello, identico, quindi vale anche per noi. Ma lui dice: guarda che quando avviene questo aspetto morfologico, da qui si è attivata una sinapsi, è arrivata un'informazione, da qui parte un messaggio, vedete, che va al genoma, e il genoma della lumaca registra quel messaggio e non lo dimentica più, neanche a distanza di tempo, Lo chiama long term potentiation, questo potenziamento che avviene anche a distanza di tempo si mantiene,
processo di apprendimento. Ce l'ha spiegato nella lumaca, convalidato nel mammifero. Il gatto trova in questa grande piscina una piattaforma, lui non sa dov'è, di plexiglass, non la vede, ci cade sopra. Facciamo un gatto giovane, tre sedute, alla terza, alla quarta, lui va dritto qui, poi gioca. E guardate cosa succede nell'ippocampo o nella corteccia frontale. Prima dell'apprendimento, dopo l'apprendimento. Vedete la plasticità dei neuroni. Se io uso un animale di 2 anni, per il ratto, il topolino, di equivalente di circa 95-100 per noi, lo devo allenare tutti i giorni. Se salto una seduta, l'animale dimentica. E per ottenere questo non ottengo mai un risultato così bello. Ecco che Kandel ci dice due concetti. La dinamicità del neurone e la capacità del neurone di apprendere, di memorizzare qualcosa attraverso il suo DNA. Questa l'ho inserita poco fa per farvi capire meglio. Le spine dendritiche, guardate nella corteccia frontale di uno schizofrenico o di un soggetto con disturbo bipolare, questo è il controllo, guardate come diminuiscono drasticamente. Questo per darvi l'idea di quanto siano importanti queste formazioni per la formazione della rete neuronale. Lo schizofrenico, sappiamo da tutta la letteratura, ha delle alterazioni a livello cognitivo, eccetera. Mancano la capacità di formare queste spine dendritiche e quindi di ridurre le connessioni. Allora, fatta questa premessa, ma il nostro cervello è questo? Ma è sempre stato questo? No, siamo partiti da molto lontano, nell'evoluzione. Chi è che ci ha fatto sviluppare il cervello così? L'interazione sociale. L'uomo è l'animale del nostro pianeta che socializza da sempre di più. È poi seguito da altre specie animali come le scimmie. La capacità di socializzare il nucleo familiare, la comunità, e poi il cibo, quello che si è mangiato. E questo fa ancora la differenza, guardate, tra molte etnie, quelle che hanno privilegiato la carne, altre l'aspetto più vegetale, e ci sono ancora delle differenze proprio a livello delle risposte del nostro cervello. Ma guardate i nostri antenati, qui siamo a circa 5 milioni d'anni fa, 3-5 milioni. Vedete la differenza? Erano quasi totalmente privi di corteccia, almeno di corteccia frontale, ne avevano pochissima. Ed erano soggetti molto violenti, e cioè non frenavano gli impulsi. Mi invado il territorio, mi porti via la pecora, mi porti via la donna, ti taglio la gola, non sono discussioni. E oggi noi socializziamo, il nostro cervello si è evoluto, così. Vedete, il macaco è la scimmia più vicina a noi perché rispetto agli altri scimmie è quello che socializza di più, vive in comunità, hanno delle regole, sono i dominanti, hanno tutta una serie di regole molto vicine alle nostre. E pensate nell'evoluzione, cosa succede questo? Io lo chiamo il miracolo nello sviluppo del cervello perché è una cosa straordinaria, è straordinaria. Ma perché avviene questo? Perché qui tanti neuroni vanno a formare poi con la glia, la corteccia, si formano le circonvoluzioni per limitare il volume del nostro cervello e per mantenere una superficie elevata. Per una proprietà che si è scoperta non da tanto tempo, e cioè il nostro genoma. Il nostro genoma ha una struttura che è abbastanza rigida, però la sua funzione del gene è dinamica e risponde in tempo reale all'ambiente. Faccio un esempio, andiamo a pranzo, andiamo a cena, dobbiamo digerire, abbiamo gli enzimi digestivi, sono proteine, vengono espresse da dei geni, delle cellule che hanno quella specificità, i loro geni esprimono quelle e ne esprimono di più o di meno secondo di cui ho mangio, se mangio troppo poco, se mangio troppo, poi magari devo prendere una pastiglietta di enzimi, oggi ce li abbiamo. E questo è un esempio che dice quanto i nostri geni in tempo, questi anche quelli del cervello, in questo momento noi stiamo socializzando, il nostro cervello sta modificando. Infatti è un organo che si modifica di millisecondo in millisecondo, al contrario del computer. Anni fa, quando io ero giovane, i primi computer leggevi il cervello elettronico. Oggi nessuno più chiama il computer cervello, è irriverente questo cervello. Anche il più sofisticato computer ha un programma che ha dei limiti, il nostro cervello ha un programma che è infinito, differente in ognuno di noi come capacità, ed è un cervello che cambia in continuazione. Oggi una domanda frequente è, ma i ragazzini di oggi, che ci è stato detto,
sono diversi anche da quelli di pochi anni fa, hanno un cervello che poi sarà peggiore, è un cervello diverso, che sta adattando a un sistema nuovo, sistema informatico, stile di vita moderno, perché cambia in continuazione. E vedete, nell'evoluzione, prima i rettili, fuga e attacco, difesa, e poi si sviluppa l'area limbica. E questa è importantissima nello sviluppo del cervello dell'uomo, perché è l'area che controlla i nuclei, che controllano le emozioni. E qui il cervello fa un salto di qualità straordinario. E qui inizia il percorso più vicino al cervello dello sviluppo del cervello dell'uomo, il quale mantiene e perfeziona questa area limbica, ma sviluppa la cosiddetta neocorteccia. E questo che fa la differenza tra noi e la scimmia o gli altri animali. Lo sviluppo della corteccia, il privilegio umano è lo sviluppo enorme della corteccia, che ci dà la capacità cognitiva che è superiore a qualsiasi altro animale, oltre che poi il linguaggio e tante altre cose, ma la cognitività, che non è solo, fate attenzione, ricordare, avere la memoria, ma è quello di vivere la vita, interpretare, di regolare le funzioni esecutive, in funzione di godere di qualcosa insieme a un partner, sul sesso, sul cibo, siamo a tavola, siamo golosi, abbiamo un cibo bellissimo, buonissimo, e se abbiamo delle persone intorno che ci hanno avuto disgusto, apprezziamo quel cibo? No, non valeva niente neanche il cibo, ma per carità è stato un disastro. Perché nel nostro cervello noi abbiamo gli organi che ci danno il piacere di vivere la vita anche insieme agli altri, o di staccare gli altri. E ovviamente queste aree del cervello, questi nuclei, possono andare incontro poi a delle alterazioni. Allora avete genetica ed epigenetica, struttura e funzione. E vedete qua, i geni da soli non sono il nostro futuro. Ed è vero, i geni sono fondamentali, che ci mancherebbe, però, e meno male, sono sensibili all'input ambientale, a 360 gradi. Adesso vedremo alcuni esempi. Ecco due gemelline omozigoti. E questi hanno gli stessi geni, quelli che svilupperanno il tumore delle vie respiratorie, ma non necessariamente tutti e due lo sviluppano. E uno sviluppa il nome, dice mio fratello, ha lo stesso gene pure, beh fammi la storia, come a suo tempo diceva Freud, per citare uno scienziato già citato. E dice, ma io ho fumato da ragazzino, vivo in un ambiente dove respiro porcherie, e i tuoi geni sono attivati e col tumore, tu no, io vivo in un'aria salva, mai toccata una sigaretta, questa fa la differenza, l'ambiente, è un esempio banale che vi sto facendo. Però l'esempio diventa fondamentale quando i fattori ambientali, vedete, a 360 gradi, tossine, dieta, stress, farmaci, e oggi non possiamo non citare il sistema informatico. Si è usato in modo sbagliato. Un uso sbagliato del sistema informatico sono queste due parole, in inglese, sleep deprivation, deprivazione di sonno. Andate a scuola, chiedete ai bambini dalle scuole elementari alle scuole superiori chi usa cellulari e iPad dopo cena, 100%. Chi lo usa dopo la mezzanotte, 98%. È un fenomeno mondiale. E questo sta cambiando il nostro cervello. Ma guardate qua, già dal concepimento le cellule germinali portano i codici genetici che i tuoi genitori portano, non solo quelli che hanno ereditato dalla quella generazione, dagli antenati, ma anche il vissuto in tempo reale. Questo è il meccanismo epigenetico, nel bene e nel male. E allora al momento in cui si ha un concepimento, uno degli elementi fondamentali, oltre ovviamente al patrimonio genetico, qual è? Il cervello di questa donna, che non è ancora una mamma, ma c'è il cervello di una donna, che al momento in cui avviene questo processo straordinario che darà luogo ad una nuova vita, quindi un fenomeno, un evento straordinario, dare origine a una nuova vita, deve avere una certa struttura, deve avere un certo aspetto funzionale che sia, come è stato sottolineato da Paolo, in perfetta sinergia con quella condizione. Se questo non avviene per quel bambino, ma anche per quella mamma, diventano dolori. Non a caso, vedete, donne sane, questo è un lavoro già un po' datato, come vedete, il cervello nei volumi, oggi possiamo fare
richiamo volgarmente le fotografie del cervello con la tecnologia del brain imaging, e vedere come il cervello cambia durante il ciclo mestruale. Fase luteinica, follicolare, fase luteinica, emisfero destro 50, emisfero sinistro 150, sono i volumi. Ma com'è diventato così? Gli ormoni principalmente hanno questa azione, estrogeni e progesterone, il metabolite, hanno questa azione trofica, ma non solo. Quando vi ho detto il cervello di quella donna deve essere performante, preparato per quell'evento, anche la capacità, e questo viene dai metaboliti e progesterone, di regolare l'eccitabilità dei neuroni e quindi le risposte funzionali e quindi le emozioni di quella mamma che deve instaurare quel rapporto con quel bambino. Questo è l'evento, il miracolo della nuova vita, straordinario, che c'è una base biologica affascinante, straordinaria. E perché avviene questo? Perché in quel periodo di tempo, nel ciclo, c'è una finestra di giorni in cui se hai un rapporto puoi rimanere in attesa del bambino. Ma allora in quei giorni il cervello deve essere predisposto a questo. E se questo avviene, il cervello di quella donna diventa il cervello adesso della mamma, della donna che aspetta il bambino, non è ancora mamma, e vedete, la gravidanza riscolpisce letteralmente il cervello per almeno 2 anni. Il cervello cambia, e non vi faccio vedere tutte le modificazioni che sono state registrate, è l'unico lavoro che c'è di un anno fa, questo, per ragioni etiche, perché bisogna iniettare ovviamente un tracciante, un mezzo di contrasto, eccetera. E questo avviene nel cervello della mamma, ma non del papà. Il papà si dà la sua collaborazione, che è fondamentale, però il suo cervello non sembra cambiare. E allora, durante la gravidanza, per una donna sana, c'è l'altro aspetto. Il tuo cervello funziona bene, perfetta sintonia con la realtà che stai vivendo, e questo lo vive chi? L'embrione, il feto, il cervello nel postparto. Perché corteccia, amigdala, ipocampo si modificano? Per garantire questo rapporto. Questo deve essere il rapporto della mamma col bambino. Questo deve essere il rapporto. E allora guardate, nell'evoluzione abbiamo visto socializzazione e cibo. Il fenomeno si ripete. Con chi socializza quel bambino? Già quando è nell'utero, in modo chimico, più o meno con la mamma. Qui no. E qui lo allatta, lo nutre, lo accarezza, lo stimola. L'aspetto tattile è importantissimo. E così vale per il roditore, vale per la scimmia. Vedete, la citata prima il collega, i gesti, tira fuori la lingua, questo è un classico, e il bambino apprende. Questo è straordinario, quindi la dieta della mamma, la crescita, ringrazia la tua intelligente madre per il tuo grande cervello, ma sarà proprio così. Ed è così. Il supporto materno in infanzia precoce predice il volume di ipocampo maggiore all'età scolare. E questo è visto con la risonanza. I neuroni non li possiamo vedere. Poi vi faccio vedere una diapositiva. Nel ratto possiamo vedere anche i neuroni, vedete com'è. Vedete, l'amore materno coccola il cervello. Questo è fondamentale. Quando voi vedete una mamma che allatta, in qualsiasi contesto, dall'aeroporto all'ospedale, dove volete, lo bacio, lo accarezza in continuazione, questi sono gli stimoli che mancano ai bambini che la mamma non ha, che comunque vengono allevati, ma sono diversi, vi farò vedere. E allora, a livello chimico, cosa avviene nel nostro cervello? Ecco le cellule staminali, vedete questo filmatino di Nature di pochi anni fa, cellule staminali sviluppano nuovi neuroni, perché questi si sviluppino bene, vedete, questo è il contesto. E questa è la neuroscienza, che però si sposa con quello che ci hai detto poco fa, no? Quanto è importante l'interazione, la scuola dell'obbligo. Quando ero bambino non tutti andavano a scuola, ma non andare a scuola era già un handicap. Ma l'handicap peggiore qual era? Che molti di questi bambini non avevano niente da fare, perché alcuni andavano magari a imparare dal falegname, e se venivano coinvolti in modo corretto, in qualche modo si sono realizzati. Altri no, e perdevano quella capacità di interagire, di apprendere, di imparare qualcosa, di essere motivati a fare qualcosa. L'armonia familiare, questo è un altro aspetto fondamentale. Il bambino soffre delle crisi familiari,
ed è lì che è testimone di violenze, dalle quelle che possono essere più banali alle più gravi, ma anche quelle più banali, e noi non sappiamo, nessuno sa le vulnerabilità che ha quel bambino che si è portato dietro dei codici genetici, e quindi è molto vulnerabile, e anche dei disaccordi che possono segnare il... E poi socializzare, fare attività fisica, far vivere i bambini tra di loro, ma non basta produrre neuroni. Vedete, quello che è fondamentale è costituire la rete neuronale, le sinapsi. Questo ci dà la performance a livello affettivo, emozionale, cognitivo. Se questo non avviene in modo corretto, ci sono dei deficit prima o poi. A meno che uno non sia così fortunato di incappare sempre in un ambiente positivo. Prima o poi qualche successo ce l'abbiamo, qualche sberla la prendiamo. E lì c'è chi se la cava meglio e chi se la cava peggio. Tutto questo è importante, vedete, per lo sviluppo soprattutto della corteccia prefrontale. Controllo delle funzioni esecutive, questa è la nostra vita, detta in tre parole. Controllo inibitorio. E il controllo inibitorio vuol dire ponderare una decisione. E mi insulti o io non sono d'accordo, non dite niente a quello, non contraddirlo, che sennò questo per le scandescenze, ne abbiamo tante di queste persone. Capacità di decidere dalle cose banali alle cose importanti, fondamentale per la nostra vita. Decisioni sballate, deciso di sposarmi con la persona sballata, cioè sono molto superficiale, poi ripago le conseguenze degli altri, ma qualsiasi decisione, working memory, motivazione, e poi ce ne sarebbero altre. Vedete, quest'area diventa fondamentale e guardate come questo è un lavoro che è uscito avantieri, l'ho messo all'ultimo momento, sull'autismo, meta-analisi sulle funzioni esecutive. E guardate, tutte le funzioni esecutive in questo ragazzini sono alterate, molte di queste. Quindi guardate quanto è importante sviluppare quella corteccia frontale in un certo modo per ottenere poi un ragazzino performante. Ma guardate il modello animale, ve lo faccio vedere perché è utilissimo. Come la mamma umana, e la gattina, licking gummy, accarezza i suoi piccoli, li bacia, cioè li lecca e li mordicchia, li stimola. Ha 8 capezzoli, 9 al massimo molte volte, e neanche 18, da cui dire 20, li deve allevare tutti, e allora assume posizioni diverse. Se questo non avviene, gli animali hanno delle alterazioni comportamentali, ma vi ricordate il cervello della mamma come cambia, ma anche nel ratto, che qui possiamo vedere i neuroni ed è straordinario, guardate, questo è un'endrite della corteccia prefrontale, questi sono studi ottenuti nei nostri laboratori, la femmina in estro, guardate a 19 giorni come è cambiata le spine dendritiche, la gravidanza dura 22 giorni precisi, poi partorisce l'animale, per uditore. Guardate 21 giorni rispetto a questo. Guardate 7 giorni dopo il parto. A 21 giorni dopo il parto. Vedi i neuroni come cambiano. Se questo non avviene, si farà vedere poi una diapositiva, le mamme che non hanno questo comportamento. E metti a 30 giorni, si sta riducendo questo fenomeno, stiamo tornando qua. Perché? Perché tra i 24 e i 26 giorni la mamma svezza. Ma gli svezzi in modo drastico, non è come la mamma umana che lo fa anche da tanto. E con le telecamere o i filmi vede le cose anche curiose. Quello va a cercare il capezzo e riceve un morso molto forte. In genere non riprova. Qualcuno riprova e poi va via, si attacca al pelle e mangia il cibo. E da lì fa un altro percorso. E vi direte, ma il cervello dei piccoli... Ecco, guardate, di una mamma che li cura molto, questa è la cellula dell'ippocampo, è quello che il microscopio ci fa vedere. Abbiamo delle mamme che li curano poco, li allevano, li allattano, ma non li curano intensamente. Guardate i neuroni dell'ippocampo. Qui vediamo i neuroni. Nei prossimi decenni probabilmente si vedranno anche nel cervello umano, perché se il programma di Obama lanciato nel 2015 dà dei risultati nei prossimi 20 anni, avrete in clinica delle supermacchine che faranno vedere le sinapsi, i neuroni. Per adesso non ce li abbiamo, li possiamo vedere negli animali. Abbiamo detto il cibo, due flash sul cibo, due diapositive. Questo è nato per via vaginale e allattato al seno. Questo via vaginale per via artificiale e questo con taglio cesareo. Guardate come cambia la flora batterica intestinale.
Questo è un altro elemento fondamentale, il microbiota e il microbioma, cioè il DNA dei microrganismi, che producono tante molecole che sono importanti per il controllo dell'asse ipotalamo ipofisobene, del sistema immunitario, dell'attività del nervo vago. Molte arrivano nel cervello, attivano o inibiscono lo sviluppo delle cellule staminali. E allora, tutte queste ricerche ci stanno dicendo, se non è necessario il taglio cesareo, farlo nascere per via vaginale, perché diversamente perde tutta questa flora batterica, che è talmente importante che chi nasce per via vaginale viene raccolta con un tampone e poi te la spalma, non è la stessa cosa. Una ginecologa, l'altro giorno al Comune di Milano, ha fatto vedere che in Lombardia, mi sembra Lombardia e Veneto, se mi ricordo, il 58%, il 60% dei bambini nasce col taglio cesareo. Alla domanda, ma è necessario per tutti? Sì, forse sì, io ne dubito. E allora perché lo devi far nascere così, se può nascere così e non perdere questa funzione? Anche perché guardate quanto è importante, da quando si è nell'utero e poi per tutto il percorso della nostra vita, flora batterica intestinale, microbiota, vedete, il microbioma, lo sviluppo dell'intestino in tutta, fino alla vecchiaia, e va in parallelo con lo sviluppo del cervello. C'è un parallelismo perfetto. Quello che mangiamo è di fondamentale importanza, cruciale, nel bene e nel male. Ma la mamma non è sarete bella performante come quella signora che si mangiava la frutta sorridente, può essere trattata male. Quante ce n'è giovani che aspettano il bambino e sono trattate male? Tantissime. Oppure è patologica. E allora, allora il processo diventa un po' chimico. Dalla placenta originano degli ormoni negativi, troppo cortisolo, troppo CRH, e questi vanno ad alterare i codici genetici. Ed ecco la mamma stressata, questa bambina ha più vulnerabilità, non necessariamente, state attenti, dovrà soccombere e sviluppare una depressione, un altro disturbo, però il rischio è più elevato e potrà trasmettere questa vulnerabilità alle future generazioni. E se andiamo a vedere a livello molecolare, ormoni dello stress vuol dire il cortisolo, il corticosterone per l'animale, vedete, c'ha dei recettori sui nostri neuroni che vanno a modificare i meccanismi epigenetici, cioè il genoma cambia a livello epigenetico e non strutturale. Con lo sviluppo del cervello, nella gestazione più avanzata si attivano le sinapsi e quindi abbiamo modificazioni. E quindi il nostro genoma si modifica. Il problema è questo. Noi non sappiamo agire sul genoma. Che si fa la cannabis e la cocaina? Modifica il genoma. Questo ce lo sappiamo. Lo sappiamo. Noi non sappiamo agire, non abbiamo né farmaci, né terapie non farmacologiche che selettivamente possano modificare questo. Abbiamo farmaci che lo fanno in modo specifico e anche altre condizioni che lo fanno in modo specifico, ci possono aiutare. Attacco alle torri gemelle. 38 mamme, ultimo trimestre di gravidanza, sviluppano disturbo post-traumatico da stress. A distanza di 3 anni, i loro bambini, tra cui 2 coppie o 3 di gemelli, quando sviluppi il disturbo post-traumatico può avere il cortisolo molto alto o molto basso. Non si capisce bene i meccanismi, però c'è una letteratura. Tutti i bambini nati, i livelli di cortisolo la mattina e la sera è uguale a quelli della mamma. Svilupperanno il disturbo post-traumatico, saranno più vulnerabili. Negli Stati Uniti stanno seguendo questi ragazzini. La violenza durante la gravidanza lascia il marchio nel genoma. E questo influisce sulla prole, vedete? Violenza, metilazione sul promotore del recettore glucocorticoide, cioè il cortisolo, altamente metilato. Questo cambia la funzione di quel gene. Un gene altamente metilato esprime meno. E qui ci possono essere delle alterazioni. Lunghezza dei telomeri, oggi un parametro che si sta misurando, nei bambini di mamme sottoposte a condizioni stressanti. Il telomero si accorcia con l'invecchiamento. Andiamo avanti con l'età, il nostro telomero è una sorta di contenitore di DNA.
Quindi il DNA viene un po' costretto e funziona meno. Una delle ragioni dell'invecchiamento, anzi la più importante, qual è? Perché invecchiamo? Perché il nostro DNA incomincia ad alterarsi, non è più integro. I nostri geni non funzionano più bene, alcuni di questi. E quindi in modo più o meno precoce tutti noi andiamo incontro di Dio. Tipico della senescenza. Il bambino che nasce da queste mamme, ma questo vale anche per la depressione. Stesso discorso. Se sei depressa e aspetti un bambino, non interrompere se stai al trattamento farmacologico, non farmacologico, non interromperlo, perché i danni sono molto, della patologia sono molto più seri di quelli che possono derivare dal farmaco. E anche qua, pre-postnatal depression e stress, predicono l'imprinting epigenetico, vedete? Il genoma viene alterato. E una volta che qui c'è l'alterazione, dobbiamo solo sperare che quel bambino viva in un ambiente positivo, perché la natura ci lascia questa via di fuga. Vivendo in quell'ambiente positivo, l'approccio che c'è stato descritto prima diventa utilissimo per revertire questi effetti. Sicuramente lo fai molte volte, altre volte magari non ci riesci. E guardate il cervello della mamma depressa rispetto a quello della mamma sana. Questo è sano, il segnale che dà la macchina. Vedete, connettività diversa, l'amigdala, la corteccia prefrontale, ci sono tantissimi studi qui, ma l'aspetto interessante qual è? La prole. L'ippocampo non si sviluppa più di tanto, l'amigdala si sviluppa molto. E l'amigdala, voi sapete, è il nucleo, anticamente detto, della paura, è il nucleo che controlla le nostre emozioni. L'ansioso, patologico, e c'è un'amigdala che gli dà il segnale oltre i limiti. Ho paura di attraversare o di guidare, io guidavo benissimo, ma non c'è pericolo qui, non c'è traffico, no, non guido, ho paura di accendere il gas, quella è la patologia. E se vai a fare gli studi di brain image con l'amigdala, gli fai vedere le immagini, eccetera, quella si attiva moltissimo. E anche qui, vedete, il telomero, lunghezza e reattività al cortisolo. Avere un cortisolo molto alto, ce l'abbiamo noi anziani alto rispetto all'ambiente. Ma non i ragazzini, i bambini. Il bambino ce l'ha alto come un adulto performante la mattina. Il cortisolo ci accende il cervello. Se ci fosse il cortisolo, il cervello si atrofizza. Ma poi va giù la sera. E riposiamo, recuperiamo quella mielina che è stata citata prima. E rieliniziamo quando dormiamo bene. E se non dormiamo, questo fenomeno succede. Ci alziamo stanchi, irritabili, non ricordiamo più le cose. E guarda, l'associazione tra la depressione prenatale e metilazione del DNA in relazione ai geni che controllano l'attività dell'asse. Sono stati marcati questi due geni. E questo è il disegno dello sperimentatore. Vedete, questa è l'attività di base, e questo è il gene che non sta funzionando, e questo è il gene che funziona, altamente metilato, questo è acetilato. I nostri geni sono dinamici, cambiano questo. Ma se tu limitili troppo in seguito ad uno stress, quel gene non funziona più. Il tuo asse ipotalamo ipofisiorene sta producendo troppo cortisolo. E in quel ragazzino questo succede. Ci sono gli studi sulle conseguenze. Guardate, esposizione fetale alla depressione materna è associata con thickness cortical thickness, lo spessore della corteccia, che diventa meno trofica. Questi neuroni perdono trofismo, non si sviluppano più di tanto. Nell'infanzia è un po' avanzata. E ci sono diversi di questi studi, questo è del 2015. Ma ve lo faccio vedere con un'animazione. Il cortisolo alto è uno dei fattori che ci fa invecchiare. Ma in un bambino, in un ragazzino, in un adulto performante, questo è l'ippocampo, bei neuroni, il cortisolo ha il suo ritmo circadiano. Ma se andiamo sotto stress, vedete, questi si riducono. Vedete, il cortisolo alto di mattina nella saliva, dove volete, o nei capelli, o se si misura, è una corteccia prefrontale, smaller, più piccola, così l'ippocampo, in soggetti maschili e femminili stressati, che hanno subito il distress. Ed ecco la corteccia prefrontale sottile, i cui neuroni sono poco trofici.
Guardate cosa succede. La corteccia prefrontale ha un filo diretto con l'amigdala e l'amigdala rimanda una pathway inibitoria. Se noi interrompiamo questo, questa amigdala si attiva troppo ed ecco la freccia blu contro quella del soggetto sano. Vedete, corteccia prefrontale più sottile. E allora l'attivazione dell'amigdala ci dà tutta una serie di segnali negativi, ansia, incapacità a svolgere le funzioni esecutive. Le dipendenze, un'unica diapositiva, è una condizione negativa per una mamma che voglia avere un bambino. Smetti di bere prima di concepirlo, ma se ti accorgi che lo aspetti non bere più, neanche la birretta con la pizza. Vi faccio un esempio banale, se qui ci beviamo una birretta, il cosiddetto birroncino, e fra 20 minuti usciamo, ci mettiamo in macchina, ci fermano, ci fanno la prova del palloncino, ci ritirano la patente, adulti, perché? Perché quell'alcol contenuto in una birretta, non in un bicchiere di superalcolico, ci altera la capacità reattiva e di decisione. E volete che non faccia niente nell'utero di un feto, di un embrione? Vedete, i medici famiglia americani dicono che nessun livello di consumo di alcol può considerarsi sicuro, quindi non bevete, abbia una gravidanza priva di alcol. Questo vale per tutte le sostanze, perché c'è ancora chi ti dice, dagli studenti a qualche altra categoria che non cito, ma sì, credo che sia una canna, due canne, e qualche volta alla settimana mentre aspetto il bambino. E se la mamma non c'è, è nato il bambino, è stato abbandonato. E questi vengono allevati, per carità, vengono curati, nutriti, fatti studiare, ma non c'è la mamma. Ed ecco quello che Paolo citava all'inizio. Matteia grigia, questa è la colonnina del bambino fortunato che la mamma ce l'ha, questi non ce l'hanno, si sviluppa meno. Guardate il ragazzino e della ragazzina, questi sono quelli degli orfanotrofi. Non necessariamente questi poi, alcuni di questi non potranno diventare il numero uno, però partono con un handicap pesante. E guardate questo studio con una super elettroencefalografia. Questo istituzionalizzato e questo è quello felice che è nato, fortunato in casa, è in clinica e poi sta bene in casa con i genitori che lo coccolano. Guardate la differenza. Questo è quello adottato entro i primi 2 anni possibilmente. Si recupera. Adozione a buon fine vuol dire abbiamo stabilito il rapporto. Questo dopo i 2 anni è molto più difficile. Perché non favorire le adozioni anziché mettere pareti su pareti? Una volta che hai stabilito che quei genitori sono persone per bene e hanno tutti quei requisiti, ma lo devi stabilire in un mese, non in 10 anni. Tanti bambini si salverebbero. E qui il modello animale ci aiuta in modo straordinario. Mamma affettuosa, prole con basso stress. Geni che esprimono i recettori ai glucocorticoidi, cioè al corticosterone l'equivalente al cortisolo. Mamma poco affettuosa, li alleva, ma non li cura così. Geni metilati, animali che sono sensibili allo stress. Guardate i neuroni nell'ippocampo, questo si sviluppa molto e questo si sviluppa poco. Possiamo riuscire a recuperarli questi? Facciamoli adottare da questa mamma. Questo è il vero miracolo, questo dato comportamentale, basso stress, come quello della mamma. Questi partivano dalla mamma che li avrebbe condotti a questa condizione. Oggi c'è il dato biologico, il miracolo, tra virgolette, cioè le carenze di questa mamma, le cure, le stimolazioni, il leaking room, demetilano il gene demetilato. Cioè le carezze della mamma del famoso articolo di Science modificano la funzione dei geni. Questa è una realtà scientifica oggi. E al contrario, ovviamente, a questo livello. Un'altra condizione, la povertà. Povertà che vuol dire non solo povertà di soldi, ma povertà di tutto, di stimoli. Vedete, come la povertà altera il cervello. Guardate la curva della corteccia frontale. Questo è di un bambino che vive in una condizione socio-economica elevata, media e scarsa, pochi soldi, si vive con niente, guardate la forbice.
non necessariamente questo non avrà più successo, però è molto più probabile che se parti dall'altra parte puoi averne molto di più. Guarda science come ha legato il cervello non si sviluppa, mancano tutti quegli stimoli che rimasero in prima città, culturali, affettivi, di denaro, tutto l'insieme. Guarda questo lavoro sul trauma familiare, sul trauma sui bambini, soprattutto le condizioni familiari. Guardate, le barrettine che ho messo in rosso sono tutte le cause a livello familiare che possono dare vulnerabilità, uno studio del luglio scorso, alle psicosi. Ma tutto questo serve a che cosa? Questo percorso ottimale, a far sì che il cervello di questo bambino durante la vita intrauterina e quindi alla nascita è molto sviluppato il cervello alla nascita, soprattutto la corteccia frontale. È un bel foglietto molto spesso, troppo spesso. Bisogna perdere i neuroni e ricostruire sinapsi. Il fenomeno del pruning, cosa vuol dire? La potatura, elimina neuroni, ne produco altri e rifaccio connessioni nuove. Codice genetico, importante. Ambiente, importante. Codice genetico sensibile all'ambiente. Ecco dove fai la differenza tra chi ha la mamma, non ce l'ha, vive in quel contesto, che a scuola non vai e così via. Vedete, il cervello diventa adulto, cervello femminile 23-25 anni, cervello maschile 27-29. Quando? Quando la corteccia prefrontale è l'ultima area del cervello, il foglietto è diventato sottile. Più sottile diventa, più diventiamo intelligenti. Però attenzione, se superiamo una certa soglia, in genere si perde di materia grigia circa 0,5-1%. 0,5% avrà un'intelligenza media o bassa, l'uno ha una bella intelligenza, bello sveglio. Se vai tra l'1 e 5, il 2 diventi geniale, però sei a rischio. Se superi quella soglia, allora sei borderline. E allora la patologia, la porta alla patologia è un passo. E ne abbiamo tanti nella storia dell'uomo, geni, e però anche considerati volgarmente matti. E qui si passa attraverso quello che è lo stupefacente cervello dell'adolescente. Perché stupefacente? Ve lo faccio vedere qua. Vi ricordate nello sviluppo, nell'evoluzione, dai serpenti, dai rettili, ai mammiferi, qua si sviluppava l'area dell'emozione, l'area limbica. Guardate. Nel cervello dell'adolescente l'area limbica è sviluppatissima. Deve vivere le emozioni, le deve vivere anche le trasgressioni. È lì che la famiglia e la scuola intervengono nel dare le giuste indicazioni, l'educazione giusta. I nostri geni sono sensibili a quell'ambiente, a quell'indicazione, a quegli esempi. Perché il grande sviluppo vivi l'emozione. Queste emozioni servono a far sì che la corteccia prefrontale, che qui non è matura, non è adulta, sarà adulta a 23, 25, 27, 29. Qui siamo tra i 14, quindi 16, 18, 20 anni più o meno. E qui deve arrivare, ci deve arrivare bene, si deve sviluppare bene. Perché si uccidono i ragazzini quando escono dalle discoteche? In genere sono ragazzi, adolescenti. Sono stati svegli tutta la notte. Hanno bevuto, fumato un po' di cannabis. Hanno una corteccia che ha dato un rischio. Perché? Perché gli fa prendere le decisioni giuste, non sono in grado di prendere, anatomicamente sono esposti, prendono la decisione sbagliata, perché? Beh, a 16 anni, 18, mi piace la velocità, c'ho il motorino, c'ho la macchina nuova, dai, ma piove, c'è il fango, chi se ne frega, dai che ci divertiamo. Vai sull'albero, sconti, ti uccidi gli altri. Queste sono le cause, c'è una ragione anatomica su questo. E non a caso le patologie mentali insorgono tra l'infanzia e l'adolescenza, le vulnerabilità si accendono e poi possono anche manifestarsi successivamente. Guardate il nucleo accumbens. Il nucleo accumbens è il nucleo del desiderio. Quando io ho desidero un qualcosa, la mia donna, quel cibo che mi piace tanto, si attiva la dopamina nel nucleo accumbens. E più si avvicina il momento, l'ora di pranzo, l'ora di incontrare qualcosa per il quale ho desiderio, più la dopamina sale. Noi questo lo vediamo negli animali, è straordinario, li abitui a mangiare alle 11 di mattina
a quell'ora, prima di quell'ora non può mangiare, e gli misuri alle 9 di mattina la dopamina qui, la vedete già salire, alle 10 molto più alta, alle 11 meno un quarto è altissima, arriva al cibo. Finalmente la fase consumatoria. Ecco come risponde il cervello. E vedete, la corteccia nell'adulto è così. Guardate, questo è il doppio di quella dell'adulto. Qui si deve ridimensionare in quegli anni per diventare adulta. E se tu quindi hai insulti con stress, con varie componenti, con perdere sostanze, vai a alterare totalmente lo sviluppo e quindi l'alterazione di queste funzioni. Guardi, tutto questo diventa fondamentale nell'arco della vita, non si ferma all'adolescenza, all'infanzia. Starti young, cosa vuol dire? Parti bene da bambino, dall'utero materno, perché poi devi arrivare qua, e se parti bene così ci arrivi molto probabilmente performante, e se parti male perché sei abbandonato, perché non vai a scuola, hai subito stress, è il rischio di diventare un vecchietto poco performante. Questo è uno studio meraviglioso, partito nel 49, 780 bambini o 60 bambini in Scozia, 8-10 anni, li hanno seguiti fino al 2010. Poi hanno visto chi era morto, eccetera, e hanno visto che l'aspetto cognitivo era in relazione agli stili di vita e al destino che hanno avuto. Quelli con un quoziente cognitivo più elevato erano quelli che, tra virgolette, sono stati fortunati, diciamo, hanno incappato in una vita performante, cure materne, hanno studiato, sono realizzate motivazioni, chi ha fatto il fabbro, chi ha fatto il medico, chi ha fatto il professore, quindi. E gli altri erano quelli che avevano avuto abusi, perdite, tossicodipendenze e quant'altro. Ci sono diversi di questi studi, e quindi credo sia l'ultima diapositiva. Vedete, in tutto il percorso, partire bene, quanto è importante, quindi da concepimento, come Paolo suggeriva nella sua introduzione, all'interazione con la mamma, che lasciano il segno nel nostro genoma. Questa oggi è biologia, è scienza. 15 anni fa era fantascienza, 15 anni fa, non 150 anni fa. E vedete, partire bene vuol dire fare un percorso performante. E allora 70 anni, sì, quasi simile a quello di 30, è il vecchietto che fa la maratona, ma ne abbiamo avuto, credo sia ancora viva, non a Rosi, a Cagliari, si faceva la maratona cagliaritana fino a 2 anni fa, almeno aveva un centinaio d'anni. Diventare così oppure arrivare ad essere così. Ecco, questo è il percorso. Ed ecco, vedete come gli stili di vita diventano fondamentali e come il nostro DNA registra tutto e ci rende poi più o meno performanti. Bisogna avere un po' di fortuna, bisogna anche sapersela scegliere quella posizione. Ma soprattutto, oggi quello che bisogna insegnare ai ragazzi, ai bambini, stili di vita corretti. E chiudo con l'esempio che ho citato prima, e cioè dormire, bisogna dormire a tutta l'età. Alla mia età si dorme meno bene da anziani, ovviamente, ma i bambini devono dormire, i ragazzini devono dormire. Chiedete ai professori, forse tra di voi ci sono anche chi insegna a scuola, ti dicono dopo un'ora e mezza di lezione metà della classe si addormenta, non segue, non ricorda più la lezione precedente, perché sono andati a letto alle 4 di mattina, cioè sono addormentati. Quando tu non dormi, la melatonina non viene secreta. La melatonina è un ormone importantissimo per il cervello, non solo perché regola il ritmo sonno-veglia, ma perché stimola la neurogenesi, stimola i fattori trofici, regola il metabolismo. Se non dormi da adulto, ingrassi. E dici, ho trovato un amico da poco, dice, guarda, sono stressato, sono cosa, non dormo, cioè guarda come sono diventato. E gli ho detto, poi per quello, perché non vai a particolare e cerchi di dormire. Ecco, i nostri bambini oggi questo stile di vita sballati, perché? E chiudo, quando si nasce c'è una percentuale calcolata intorno al 16%, almeno nei bambini americani, del Nord America, Canada e Stati Uniti, che mantiene uno stato di aggressività superiore, è circa il 16% della popolazione. Questi la mantengono anche, quindi sono quelle persone più aggressive, più impulsive. Il non dormire, il sistema informatico sta incentivando molto questo aspetto, aumenta il grado di aggressività, cioè originano quei soggetti, quei farabutti che si chiamano i cyberbulli.
che fanno vittime tutti i giorni, tutti i santi giorni. Andate sulla stampa, non più nazionale, locale, non c'è giorno in cui trovate un ragazzino o una ragazzina che si butta dalla finestra perché ha rivelato un dettaglio personale, no? A questi che la perseguitano, mettono la fotografia, eccetera. Ma è conseguenza di questo fenomeno, ecco dove gli stili di vita sono sbagliati. E quando io vedo alle 2 di notte, alle 3 di notte, in un ristorante, ti vengono a casa a cena, coppie giovani, col bambino nel passeggino, il bambino di 2 anni, dice no, è tranquillo, lascialo lì, dove, ma il bambino cosa si fa? Il bambino lascialo lì con l'iPad fino alle 3 di mattina, gioca. È sbagliato, bisogna farli dormire, come tutti dobbiamo dormire. Guardate, questo è lo stile sbagliato, non sto demonizzando il sistema informatico, è progresso, sfermerebbe il mondo. Sto dicendo che bisogna usarlo in modo opportuno, perché il sistema informatico sta accelerando moltissimo lo sviluppo dei nostri geni, tanto che i genetisti ci hanno detto, vi dico questo e chiudo, ai tempi di Darwin si diceva nell'evoluzione il genoma con mutazioni polimorfiche, cioè la struttura del gene cambia con l'evoluzione, è un'evoluzione molto lenta. Oggi i genetisti ci hanno detto andiamo molto più veloci. Hanno calcolato una generazione all'altra, cioè pochi decenni. Basta vedere un bambino che è nato all'inizio del 2000 con quello che nasce oggi, è diverso, perché nasce da genitori che usano un sistema informatico. Hanno già dato a un bambino un iPad, un bambino di 10 mesi, dopo 5 minuti ha imparato a usare. E se gliela sostituite, come abbiamo fatto l'altro giorno in Calabria con i pediatri, gliela sostituite con un iPad di cartone, c'ha le immagini, Topolino, eccetera, questa bambinetta a 12-14 mesi ha fatto così, dopo 10 secondi l'ha buttata lì e se ne sa piangere. Quindi farglielo usare va bene di giorno, ma non di notte. È più difficile gestire un adolescente, ovviamente. Non è difficile gestire un bambino di 1 anno e mezzo, tenerlo sveglio tutta la notte, perché poi il cervello mielinizza durante la notte. È fondamentale tutto questo. Quindi ho cercato di darvi una panoramica che credo sia andata in perfetta sinergia con quello che ci hai detto nella tua introduzione. E con questo ti ringrazio per l'attenzione. Allora, io, come vi ho detto all'inizio, sono uno dei 7 ragazzi del primo anno della scuola di psicoterapia, nonostante l'età, però mi trasformo e dico, beh sì, mi avete convinto, sì, ho visto che se non c'è il cibo, se non c'è l'affetto, se non c'è questo, se non c'è, diciamo, uno sviluppo normale, accade qualcosa. E Franco diceva accadono dei traumi a questo livello, c'è un inconscio emotivo, c'è questo, c'è quell'altro, vabbè, mi avete convinto, me ne vado da questo seminario, da questa prima lezione del primo anno di scuola di psicoterapia, me ne vado convinto di una cosa: che devo studiare. Le cose non si inventano, devo studiare. E se risulta che ho un trauma, ho i miei processi affettivi rallentati, sì, mi avete convinto, devo fare l'analisi, devo farla bene. Ho ricordato prima l'amico Mauro Mancia. Mi chiese, una delle prime volte che venne a Cagliari, questo grande scienziato, mi chiese, ma tu con i tuoi pazienti quante sedute fai? Dice, quello per esempio, quante sedute fa? Dice, Mauro, fa una sola seduta, ma lo vedi che quello non ha mangiato? Vedi che quello, ma come fai a fare una sola seduta? Devi aumentare le sedute. Dice, ma scusa, ma perché devo aumentare le sedute? Ho tanti pazienti già, non posso aumentare addirittura le sedute ai miei pazienti.
e mi disse: diminuisci il numero dei pazienti, aumenta le sedute, perché la ripetizione della seduta nella settimana favorisce il superamento dei traumi inconsci. E mi parlò per la prima volta di Kandel, della memoria implicita, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, mi avete convinto, ho capito che devo studiare, c'è poco da fare, che le neuroscienze mi hanno convinto che c'è un percorso, che accade qualcosa che va avanti, e se va avanti bene, tutto va bene. Ma se qualche cosa non ha funzionato, la mia vita va male, e allora devo riprenderla in mano attraverso i processi emotivi, attraverso uno sviluppo delle mie emozioni e dei miei processi emotivi. Però abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti, purtroppo non vi posso far fare domande, che non c'è tempo. Una domanda a nome vostro la faccio io, una a Giovanni e una a Franco. Allora Franco, dico, sì, io ho mai fatto ricordare un film, L'uomo che vide l'infinito. Ramanujan, questo scienziato indiano, andò a Londra, alla Royal Society, e a un certo punto il suo professore, che lo voleva inserire nella Royal Society, gli dice: mi devi dimostrare, perché dici questo? Questa tua intuizione, dimostramela, è così. Rispondeva Ramanujan: non ti devo dimostrare niente, è così, credimi. E quello diceva: ma questi professoroni della Royal Society non ti crederanno mai se non mi dimostri e qui e là. E dice: guarda che è così, fidati. Ed era veramente così. Piano piano Ramanujan riprendeva in mano e faceva tutto il percorso dell'analisi dei dati e dei presupposti. E quindi Franco ci ha detto: l'inconscio esiste. L'inconscio rivelava da Ramanujan, come ad Einstein, eccetera. Erano tre, ma ne faccio una. La mamma depressa trasmette al bambino determinate cose. La mamma sana trasmette al bambino determinate cose. E fin qui ci arrivavo, anche se sono agli inizi del primo anno di una scuola di psicoterapia, ci arrivavo, che chi è depresso, un professore depresso, insegnerà male ai ragazzi, la mamma depressa lavorerà male, amerà male il suo bambino. Ma se questa mamma depressa avesse ricevuto dei geni, avesse ereditato dalla natura un qualche cosa di cui non è responsabile, si può fare qualcosa per questo bambino? Queste sono le due domande che vi faccio e poi chiudo, non vi chiedo altro. Allora, visto che dovrei rispondere io per primo, vorrei premettere che ho ascoltato con estremo interesse la relazione del collega Biggio, perché mentre lui mostrava tutte queste bellissime diapositive, io avevo l'idea di come le neuroscienze stanno mostrando nel concreto, nel toccabile, oserei dire, quello che la psicanalisi ha anticipato a un livello psichico. Allora, Biggio ha parlato prima del fatto che il cervello si è sviluppato nell'uomo per il bisogno che l'uomo ha della socialità, della comunità, della famiglia. La psicanalisi, specialmente con Bion, ma anche tutta l'ultima parte della psicanalisi, lo sviluppo psicanalitico, ha ipotizzato che noi uomini, per sopravvivere psicologicamente, se vogliamo mantenerci viviti, abbiamo bisogno di proiettare, questo è un termine specificamente psicanalitico, nella mente di qualcuno sentimenti e bisogni. Quindi per poter sopravvivere bisogna che dall'inizio della nostra vita ci sia una mente ricettiva, che è quella di una madre normale. Chiaro? Mi vengono in mente altri collegamenti.
ad esempio Bigio ha mostrato con molta chiarezza come si modifica anche biologicamente, ormonalmente il cervello della madre, e pensate che Winnicott aveva detto che la madre per accogliere il bambino fa una malattia fisiologica, cioè entra in questa dimensione di unione totalizzante col bambino che è estremamente importante per la crescita del bambino. Allora, se la mamma non fa questo psichicamente, il bambino non cresce o cresce con dei limiti. Infatti io nella mia ricerca psicoanalitica ho sviluppato molto il concetto di trauma emotivo, che non è proprio il trauma tradizionale, violento, che il bambino può ricevere, è proprio la mancanza di una sintonia di risposta da parte della mente del bambino che proviene dalla madre. Là dove il bambino proietta dei desideri e dei bisogni e la mamma non risponde, questo costituisce un trauma emotivo ed è traumatico, e qua Bigio mi conforta, perché? Perché la mente, il cervello del bambino, gli ormoni e tutti quei meccanismi biochimici essenziali per lo sviluppo non si mettono in azione. Ecco, allora la psicanalisi ha anticipato questi concetti che derivano dall'osservazione. Una parte della psicanalisi ha sviluppato l'infant research, cioè l'osservazione, diciamo così, della relazione madre-bambino nei bambini molto piccoli, come la mamma risponde al bambino e come il bambino risponde alla mamma. Ecco, la cosa che mi conforta moltissimo, e vorrei avere a casa mia le diapositive che ho visto oggi pomeriggio, ecco, per confortarmi, per dire che insomma io professiamo una disciplina che in fondo non è andata per rana in tutto questo secolo, ecco, e quindi capite, allora il problema è proprio della risposta della comunità che permette lo sviluppo. Anche sono bellissime quelle foto che abbiamo visto dove i dendriti del bambino abbandonato o dell'animale, del topolino abbandonato, sono molto più poveri rispetto alla ramificazione dei dendriti del bambino. Allora, questa è una cosa veramente straordinaria. Come vi dicevo prima, c'è un'area però che la psicanalisi deve ancora indagare bene, che è quella delle malattie gravi, dei borderline e delle psicosi. Ad esempio, per i borderline noi sappiamo che i traumi che il bambino riceve nel periodo iniziale, cioè della quando c'è la memoria implicita, cioè il trauma esiste ma non viene ricordato perché il bambino non è ancora in grado di capire l'ambiente. Ebbene, questi traumi a un livello proprio di non consapevolezza agiranno tutta la vita. Chiaro, come avete visto anche brevemente alcuni diapositive che riguardano gli schizofrenici non sviluppano, diciamo così, la capacità cognitiva o l'intelligenza emotiva, perché sono vissuti sempre ritirati dal mondo. Cioè, io credo che lo schizofrenico abbia creato proprio nella mente, nel cervello, un ritiro, cioè ha, diciamo così, paralizzato specialmente l'emisfero, diciamo così, anteriore. Questo è dimostrato anche nelle allucinazioni. I neuroscienziati che si sono occupati di come nascono le allucinazioni hanno dimostrato che nelle allucinazioni, specialmente quelle acustiche, si attivano, diciamo così, i centri sensoriali e si inibiscono le capacità discriminatorie che hanno sede nella parte, diciamo, frontale del cervello. Vedete come si apre diciamo così, un mondo nuovo che sarà veramente utile, perché quello che ha detto prima Bigio, se fosse applicato a livello sociale, se ci fosse una cultura diffusa da parte dei genitori sui rischi, i pericoli anche adesso della manipolazione degli oggetti elettronici, per cui ci sono bambini o ragazzini che
che si chiudono, c'è una dipendenza, come molti di voi sanno, da internet, cioè anche lì si crea un mondo illusorio falsamente gratificante che si sostituisce al mondo reale, un po' come viene nella psicosi, non certamente con la gravità della psicosi che è spesso un processo irreversibile. Ecco, quindi io sono contento di essere venuto qui e, come dice Follesa, anch'io sono un bambino del primo anno che ho imparato un sacco di cose. Grazie. Vabbè, sarà un'altra occasione per rispondere alla domanda che ho fatto. Professor Biggio. Dovrei prendere il microfono e sequestrarlo per un'altra mezz'ora. Non ha risposto alla tua domanda, però ha chiarito anche quello che ho detto io, perché ha ripreso il concetto del bambino che non ha la mamma, l'esempio dell'orfanatrofio rumeno che oggi nel mondo è studiato in modo straordinario è proprio questo: mancano tutte quelle stimolazioni a questi ragazzini che escono, studiano, qualcuno anche avrà successo, però partono con un handicap enorme, come sottolineava Di Masi, come vi ho fatto vedere io, perché poi c'è una base genomica che si modifica. E per rispondere alla domanda, Paolo, alla tua domanda, ma dalla mamma depressa c'è il rischio che quel bambino erediti ovviamente un set genico che lo predispone alla depressione. Su questo, e questo vale per la schizofrenia, è provato anche se non conosciamo i geni, perché nella letteratura degli ultimi 30 anni e si è cominciato, questo gene è importantissimo, poi si è visto, ma c'è anche nel depresso, cioè, i geni sono 125.000, quando tu fai la diagnosi di depressione o di schizofrenia, quanti sintomi in genere valuti? E non sono tutti uguali di tutti i pazienti e della stessa intensità, lo stesso sintomo. Questo da cosa deriva? Deriva da un pattern di geni, molti geni che collaborano alle varie funzioni che diventano iperattivi o poco attivi. Allora, come proteggere quel bambino? Beh, la natura intanto ci lascia una via di scampo sempre, e cioè noi nasciamo con quella vulnerabilità. Il gene ha una certa struttura, funziona meno, sto banalizzando, funziona meno e io sono a rischio per quella patologia. Qui interviene l'epigenetica, e cioè se io sono in grado di riattivare entro certi limiti quel cluster di geni, come? Demetilando, perché se è molto metilato funziona poco, oppure acetilando e funziona di più. Se sono in grado di farlo, noi non siamo in grado di fare cose del genere in modo selettivo, né a livello psicoanalitico né a livello farmacologico, però in un impatto ambientale positivo questo aiuta. Io ho avuto la fortuna di parlare con John Nash, lui era già anziano pochi anni prima, poi lui è morto l'anno scorso in un incidente, e sappiamo tutti, avete visto tutto il film Beautiful Mind, la storia straordinaria di quest'uomo, e io l'ho ascoltato, poi gli ho fatto i complimenti, gli ho detto perché non vieni in Sardegna, cioè non mi avete mai invitato, e gli ho detto vabbè, adesso sei invitato, e poi non è riuscito a venire, sarebbe dovuto venire l'anno successivo, insomma quest'anno. E lui mi diceva, vedi, io ho una patologia, come si sa, tutti sanno, ho usato i farmaci, sono stati importantissimi, però non sufficienti a mettermi a posto, tanto che ho avuto i problemi, mia moglie poi mi ha mandato via, insomma, perché aveva paura, eccetera. E lui mi dice, vedi, non me l'avevo ancora presentata, se non ci fosse stata Alicia, io non ce l'avrei fatta con i farmaci. Lei è stata la forza che mi ha dato, la sua presenza, le sue parole, il suo supporto, sono stati fondamentali perché io ho potuto poi elaborare le mie formule, cioè per la mia vita. E io sono consapevole della mia patologia. I farmaci sono stati importanti perché da sola Alicia non ce l'avrebbe fatta. Però le due cose, e gli ho detto, guarda, tu stai dicendo le cose che oggi abbiamo imparato e sappiamo, però abbiamo dei limiti dal punto di vista farmacologico, perché non abbiamo terapie che siano mirate a fare questo. Quindi l'aspetto
sul quale 25 anni fa, onestamente, il discorso che ha fatto Franco, avremmo sorriso noi biologi e sorridevamo. Oggi non si sorride più, si dice, è la realtà. E come tu hai detto, oggi le neuroscienze stanno dimostrando quelle ipotesi, quelle spiegazioni, quelle teorie che la psicanalisi ci aveva dato. E questo è realmente il salto di qualità nell'ambito di una neuroscienza che comprende tutto l'insieme. E questo, perché oggi la tecnologia, anche se siamo lontani anni luce dal decodificare il cervello, conosciamo pochissimo del cervello, però ci sta aiutando a fare il salto di qualità proprio l'aver capito quanto l'ambiente, e qui entra molto anche la genetica. E guardate, io non sono un genetista, non tutti i genetisti l'hanno capito questo, perché quando gli parli dell'epigenetica, cioè l'ambiente che modifica la funzione del gene, non tutti sono d'accordo in questo. Invece è fondamentale per spiegare i meccanismi che tu ci hai detto dal tuo punto di vista. E allora, tornando per concludere la tua domanda, la natura ci lascia questa possibilità di fuga, quei geni li possiamo rimodulare. Allora, se quel bambino che nasce da quella mamma, che ha più vulnerabilità sicuramente, non necessariamente svilupperà la patologia, se impatta in un ambiente positivo. E se riesci un domani a trovare delle indicazioni più precise, a dargli gli stimoli giusti, ma soprattutto gli stimoli ambientali, in questo caso dico io più che farmacologici. Farmacologici li puoi dare nel momento in cui sviluppa la patologia, allora le due cose le metti assieme, ma l'ambiente lì fa la differenza. Vi ho fatto infatti all'inizio l'esempio banale, i due gemelli, uno fuma e l'altro no. Uno sviluppa il tumore e l'altro non lo sviluppa. Quello è l'esempio banale di tutti i giorni, ma questo vale per quella risposta. Se tu non fumi, non sviluppi il cancro, se tu non fai quello, non sviluppi la depressione e te la scapputi. Ovviamente parti con un genoma che è più precario e sei sfortunato. Ecco dove si dice alle mamme in gravidanza, non bere neanche un bicchiere di birra. E a quel ginecologo gli ho detto, scusa, sei ignorante, perché tu non lo vedi il bambino, lo devi poi vedere nel suo percorso, magari questo poi ti sviluppa una patologia perché ha avuto un insulto a livello di qualche cluster di geni e tu non lo sai questo, quando nasce non lo vedi, perché non ha malformazione, certo, ma io non ho malformazione, quando mai una diretta ti ha malformazione, ecco, te lo può dare come un piatto di pasta asciutta, il rischio è lo stesso, però è questo. Ecco dove gli stili di vita alimentari e soprattutto, chiudo, l'aspetto sociale, oltre che biomedico, è fondamentale. Avere qualità di vita, avere una casa, avere una famiglia, avere i mezzi per far crescere la famiglia, per poter vivere, che non vuol dire avere il Panfilo, Marina Piccola, la Porsche e la Ferrari sotto casa, vuol dire avere le motivazioni per far crescere una famiglia, per far sviluppare. Questo è l'ambiente sociale, è questo, avere l'assistenza in modo opportuno e non se c'è soldi, ho l'attacco domani, se non ce l'ho devo aspettare 8 mesi e muoio nel frattempo. Cioè questa è qualità di vita, ti fa vivere bene, ma soprattutto ci sappiamo che farà vivere bene alla tua prole, ai tuoi nipoti e ai tuoi pronipoti. Tu non sei quello che ha mangiato, quello che ha mangiato tua mamma, ma quello che hanno mangiato i tuoi antenati. Questa battuta fatta da un ricercatore svedese tanti anni fa, sui dati pubblicati, poi tutti gliel'avevano respinti, glielo pubblicò un giornale italiano di genetica molto modesto, oggi viene citato da tutti come l'esempio di una comunità dove aveva capito quanto quell'alimentazione, prima non ce n'era, poi si è arrivato il cibo, avevano sviluppato delle patologie, aveva detto guardate che le cose stanno così, tutti gliel'hanno respinto. Questa è la realtà, capito? Qualità di vita e quindi supporto sociale, oltre ovviamente che l'aspetto biomedico. Mi hai fatto associare ad uno psicoanalista più o meno contemporaneo di Freud, Michel Balint, no? Che aveva iniziato ad esplorare le aree sensoriali e diceva che il tatto, lo sguardo, la carezza, il fiato, il rumore del corpo, l'avvicinare il bambino al corpo, fargli sentire il battito del cuore, modificava i suoi apparati emotivi, è l'inizio della vita. Ecco quindi che
arrivati al termine di questa serata, io volevo dire semplicemente due cose, un minuto solo di pazienza. Questi incontri, ne faremo uno in autunno sull'autismo, questi incontri hanno un significato: aiutare i ragazzi di una scuola di psicoterapia a far bene la scuola, a convincersi che prepararsi per fare gli psicoterapeuti, gli psicologi, i psicoterapeuti, è una cosa importantissima oggi, perché è difficile che un bambino non riceva traumi, è difficile che nel mondo della scuola non ci siano 2, 3, 10 ragazzi che hanno bisogno d'aiuto. Ecco, allora prepararsi bene significa che questa piccola scuola, diciamo, e ringrazio la dottoressa Emerich e la dottoressa Quacquero che si dedicano giorno e notte al buon funzionamento di questa scuola, io vorrei come psicoanalista fare un piccolo cenacolo, che vuol dire un luogo di ricerca, di studi, dove non diamo nulla per scontato, dove io dico che l'analista non mi convince, io voglio verificare se le cose che dice, se le emozioni che prova lui e mi fa provare sono fondate. Ecco, un luogo di ricerca semplice, è vero, c'è l'università a Cagliari, però in questo intreccio di scambi ci sono tante scuole di psicoterapia. 10 anni fa ci si faceva la guerra, chi è più valida? Cognitivismo, comportamentismo, gestalt. Meno male oggi siamo diventati tutti più umili, diciamo, siamo in ricerca, tutti stiamo cercando di capire che cosa è bene per non far soffrire più quella persona, cosa è meglio per togliere quel dolore. Noi stiamo cercando di fare questo. Questa scuola vuole diventare un piccolo cenacolo, ma proprio piccolo, dove studiamo insieme, ricerchiamo insieme, ci confrontiamo, consapevoli che la verità è ancora lontana da raggiungere, sia per i neuroscienziati, sia per noi, ma insieme collaboriamo a che l'umano e la relazione umana si affermi tra di noi.